Io sono qui che aspetto il tuo secondo romanzo, non vedo l'ora di leggerlo. Volevo solo dire che siete la coppia migliore che conosco. Ciao ragazzi. Ti amo da morire, Mark. A chi dobbiamo la nostra fedeltà? Agli altri o a noi stessi? Ciao intanto, piacere di conoscervi, come state? Bene, grazie. Te? Tutto bene, grazie. Parto con la domanda che mi sono fatta io quando ho finito la serie la rimando a voi. Esiste davvero una dicotomia tra l'essere fedeli a noi stessi e l'essere fedeli al nostro partner? E come si fa ad avere entrambe le cose, se si può avere entrambe le cose? Cosa vi siete detti alla fine di questo progetto? Che non c'è una risposta in realtà, sì. Non c'è una soluzione, è un'ambigua accettazione, cioè è un'accettazione, è un compromesso quello che porta appunto questa dicotomia a non doversi risolvere mai, perché lo stesso concetto di amore, cioè amare qualcuno, può essere ambiguo e può costringere qualcuno a dover rinunciare a una parte di sé, a una parte della propria libertà. Ecco, l'amore, se vogliamo, può essere, e sicuramente è un compromesso tra le parti, però fortunatamente siamo nel 2022 e diciamo che molte cose sono cambiate e cambiano negli anni, quindi diciamo che il concetto di libertà personale all'interno di una coppia è finalmente diventato un argomento di discussione tra le parti di una coppia. E quindi anche il concetto di fedeltà è un concetto che merita di essere rivisto e deve essere rivisto oggi. Va cercato anche un equilibrio forse, no, tra queste parti. Cioè, tu dicevi accettazione, anche trovare un equilibrio, cioè tra l'ascoltarci un po' rispetto ai nostri desideri e cercare di donare anche delle parti forse di mancanza che abbiamo nel rapporto, come si può, all'altro. Forse questo può essere un... Sì, non esistono più certe regole attraverso le quali si può delineare e definire la coppia perfetta. Non esiste più una coppia perfetta, perché la coppia perfetta, per come la immaginavamo, doveva necessariamente rispettare certe sì. regole. Ecco, ci piace pensare che queste regole saltano nel momento in cui c'è una sincera possibilità di scambio, di interazione, e quindi il tradimento in sé può non essere determinante per la fine di una storia. Le tue mani seguono il percorso che disegniamo. Volevo fare la redattrice. E perché hai rinunciato? Una vita fatta di scelte che cadono, crollano. E sono un altro giorno in più. Patrizia, per Margherita il dubbio dell'infedeltà del marito sembra quasi più che la causa, più un pretesto per lei per poter dare voce a delle insicurezze. Brava, cioè guarda, non sai che danno hai appena fatto, adesso c'è proprio... Bravissima, hai capito tutto. Dai, vai, povera avanti, vittima. Vai, rispondi, dai. No, ti volevo chiedere, cioè, io ho avuto questa sensazione, cioè che l'ho vissuto più come un pretesto per dire ok, esploro queste cose che sento che non vanno bene. Tu come l'hai vissuto questa sua esperienza? Ecco, no, allora sicuramente, allora non è che lei se l'è inventata questa cosa, ti voglio dire, quindi inutile che ridi, perché comunque il danno l'hai fatto. E no, sicuramente c'è stato, sì, è stata anche un'occasione per prendere un po' le distanze dall'idea di coppia, di matrimonio, alla quale lei si è dedicata, probabilmente togliendo molto spazio anche a se stessa, e forse veder vacillare questa cosa, questo dubbio che si insinua, le ha dato anche la possibilità di dire aspetta un attimo, forse non è proprio come la sto vedendo io, magari faccio un passo indietro, cerco di capire un po' come mi sento io rispetto al desiderio, no? Immaginare l'altro che desidera qualcuno, no, di diverso da te, magari ti fa sentire... Viva? Viva, ok. Michele, faccio a te l'ultima domanda. Invece Carlo appunto si trova a negare, ma forse anche a se stesso, questa,
questa situazione, ti volevo chiedere tu come vedi il viaggio del personaggio e magari che cosa ti sei portato a casa dall'esperienza che vive Carlo. Ma no, è esattamente, precisamente, perfettamente come dici tu. Guarda, veramente hai colto tutto in maniera perfetta. E quello che si porta dietro, si porta Carlo a casa alla fine alla fine di questa storia, alla fine di queste sei puntate, è il riconoscimento di essere e di poter essere oggetto del desiderio, perché questa è una coppia che non è in crisi, non manca, tra di loro non c'è una mancanza di attrazione, c'è un'affinità, oltre che sessuale, anche un'intesa personale, cioè insomma sono una bella coppia tutto sommato, non mancano in niente, però appunto può essere un errore comune abbastanza appunto comune a molti di noi, quello di vederci e di piano piano in maniera irrazionale costruirci una barriera che ci protegge sì dall'esterno, ma che ci costringe anche in una casa, in un guscio che non ci fa capire quanto possiamo essere elemento noi di desiderio degli altri. E questo è un modo per rinunciare, rifiutare la vita oltre la coppia. Ed è un aspetto, secondo me, moderno e nuovo di poter considerare e riconsiderare i rapporti di coppia. Cioè non rifiutare e rinunciare a quello che siamo per gli altri, a quello che siamo anche per i potenziali pericoli, cioè viversi i pericoli in coppia, ecco. Essere oggetti del desiderio significa anche giocare un proprio ruolo nella società come coppia. Secondo me è un'evoluzione, è un upgrade della coppia, del concetto di coppia. Saremo in tour per questa masterclass sul tradimento, coppie, matrimoni e fidanzamenti. Ti ringrazio tantissimo, è stato bello parlare con voi. Grazie a te. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.